L'ultimo appuntamento di Cartoon Joe dell'anno 2020. Benvenuti in questa puntata dedicata ai cartoni dell'inverno, ai cartoni più freddi, perché abbiamo parlato nel penultimo appuntamento di Cartoon Joe dei cartoni che mi ricordavano il Natale o comunque imperdibile a Natale. Adesso invece parliamo di quei cartoni che magari non hanno proprio il Natale come tema principale, ma che sono freddi, che ti trasmettono freddo, che hanno delle ambientazioni molto invernali, dei cartoni che secondo me sono adattissimi per il periodo natalizio o comunque per dicembre, per il periodo invernale. Insomma, chiamatelo come vi pare. Questi 12 cartoni io li definisco i cartoni freddi, ma non perché trasmettano freddezza, perché non mi sembrerebbe molto coerente con il fatto che siano dei cartoni, dei film d'animazione, ma tanto invece proprio perché ti trasmettono freddo proprio a livello di pelle, ecco. Quindi partiamo subito. Il primo cartone che vi vado a nominare è un cartone della Fox, se non mi ricordo male, di Don Bluth, famosissimo al punto che la Disney si è arroccata, tra virgolette, i diritti di questo cartone dopo lunghe lotte, ed è Anastasia. Anastasia è la storia della principessa russa perduta dopo la rivoluzione d'ottobre del 1918. È una storia bellissima, soprattutto è stata molto romanzata in questo lungometraggio. Un lungometraggio oltre che con delle canzoni bellissime, ma anche con una storia molto romantica dietro, che ti fa veramente innamorare dei personaggi, di Anastasia in particolare. Quindi un cartone che, se non avete visto, andatevelo a recuperare perché è veramente bellissimo. Un altro cartone, ma in realtà si tratta di una saga che mi fa venire freddo, ma che mi scalda tantissimo il cuore, è L'Era Glaciale. Ve ne ho già parlato, è una saga che soprattutto nel suo primo film mi fa veramente scaldare il cuore e scendere calde lacrime, ma si tratta di un ambiente freddo perché appunto parliamo dell'era glaciale, quindi di questo periodo storico nel quale noi non c'eravamo tecnicamente, cioè nella storia dell'era glaciale degli uomini ci sono nel primo, però poi spariscono, quindi in realtà noi vediamo più che altro le creature preistoriche dell'era glaciale, quindi i mammut, i denti a sciabola, i bradipi, i dodo anche, insomma ci sono tutte queste creaturine che ci regalano però dei messaggi molto molto belli, oltre che tanto tanto freddo. Ogni cartone comunque ha il suo umorismo, quindi vi fa crepare da ridere questa saga, ma vi regala anche dei bei messaggi, quindi una saga da recuperare assolutamente. Ahimè, devo nominare per forza questo cartone che, per quanto mi abbia un po' stufato dopo 7 anni dalla sua uscita, devo nominare per forza, ed è Frozen. Voi sapete che io ho un rapporto un po' di etamo con Frozen. Frozen, il regno di ghiaccio, però appunto come dal nome ti trasmette molto freddo. Inoltre la scena memorabile della canzone Let It Go, all'alba sorgerò per gli italiani, dove Elsa erge questo bellissimo castello di ghiaccio lanciando il suo potere a destra e a manca, ci ricorda assolutamente il periodo freddo dell'inverno, quindi da vedere nel periodo natalizio, è da vedere secondo me Frozen, e anche Frozen 2, dai, anche se Frozen 2 mi è piaciuto ancora meno di Frozen, però dai, facciamoceli andare bene. Un cartone che vi ho elogiato tantissimo nell'ultimo video fatto per i cartoni DreamWorks, dove li ho classificati tutti, ve li lascio qua sopra, è Il Piccolo Yeti. Il Piccolo Yeti inizia in una situazione, in un contesto assolutamente non freddo, assolutamente non invernale. Siamo in Cina, Giappone, Estremo Oriente. Appunto vediamo la storia di questo Yeti che è stato catturato per fare degli esperimenti segreti, che grazie a una ragazzina dal cuore molto grande viene riportato nel suo habitat, che è appunto l'Himalaya. Quindi comunque anche qua abbiamo un clima molto freddo, ma è anche questa una storia fredda all'esterno ma che ti scalda tantissimo il cuore. Un cartone che non avevo mai visto fino a quest'anno, ma che ho rivalutato tantissimo, nonostante all'inizio pensassi di questo cartone che fosse una cosina un po' di nicchia. Effettivamente lo è, però regala veramente dei momenti memorabili, quindi da vedere. Ragazzi, qua questo è un cartone di cui non vi ho ancora parlato in questo format, ma che tornerà, prima o poi tornerà, perché è un cartone che a me fa piangere tantissimo, è tratto da una storia vera. È un cartone freddo, decisamente freddo, ma che mi piace tantissimo, ed è Balto. Balto è una storia bellissima, molto triste, ma bellissima,
che dovete assolutamente recuperare. Questa storia di un cane lupo giudicato perché è diverso, giudicato selvaggio perché è incrociato appunto con un lupo, che però riesce a salvare un'intera generazione di bambini dalla difterite. È tratto da una storia vera, adesso mi sembra che esca il film, tra poco devo informarmi su quando uscirà, ma comunque è un cartone veramente bello, bellissimo, bellissimo, dovete vederlo assolutamente. Un cartone che mi trasmette freddo perché è comunque ambientato nel periodo invernale, ma il freddo che si percepisce dal cartone non è solo il freddo dell'inverno, ma soprattutto il freddo della morte, è La sposa cadavere. Uno dei miei cartoni preferiti, penso, infatti è stato fatto da Tim Burton, esattamente come Nightmare Before Christmas, di cui vi ho già elogiato i tratti salienti in altri video. La sposa cadavere è una storia che ti scalda il cuore anch'essa, è la storia di Emily, che è una sposa cadavere appunto, che dopo essersi sposata viene uccisa, o meglio muore di crepacuore, per colpa del marito che la deruba praticamente di tutti i suoi averi e l'abbandona in mezzo alla neve praticamente. Lei lo aspetta e poi alla fine muore. Incontra fortunatamente Victor, che per una serie di sbagli e di errori la sposa, e quindi Victor si ritrova catapultato nel mondo dei morti. Insomma, è una storia molto bella, dal sapore un po' horror, come piace a noi amanti di Tim Burton, e il finale a me fa sempre scendere la lacrimuccia. Mi sento molto empatica nei confronti di Emily molto spesso, e poi anche qua le canzoni sono bellissime, non al punto di Nightmare Before Christmas, ma comunque sono delle canzoni molto belle. Un cartone che mi trasmette freddo, ma non per tutto il cartone, in particolare in una parte del cartone, è Pollicina o Tambelina. Insomma, ve ne ho parlato anche di questo in uno degli ultimi video. È un cartone Warner Bros, sempre di Don Bluth, come Anastasia, infatti il tratto del disegno è sempre quello. Pollicina, diciamo che attraversa un po' tutte le stagioni come storia, perché inizia, mi sembra, in estate, poi c'è l'autunno, l'inverno e poi finalmente la primavera. Nella parte dell'inverno però non possiamo non percepire il freddo, a partire dalla storia di la rondine amica di Pollicina, a partire dalla topolina e dal talpon che vivono sottoterra in attesa della primavera, o anche in generale, non mi ricordo, penso che loro abitino sottoterra in generale, ma comunque vedi Pollicina che è vestita di niente, che soffre il freddo, che viene poi salvata, che vuole di nuovo il sole dell'estate. Insomma, soffrono talmente tanto l'inverno sti personaggi che non posso non definirlo un cartone freddo, nonostante attraversi tutto l'anno. Un cartone che mi trasmette freddo, ma anche qui come nella sposa cadavere mi trasmette freddo non solo per il discorso dell'inverno, ma più per una questione di cuore, è Momo. Momo è un cartone di cui ho parlato quando ho fatto la recensione del libro più o meno un anno fa, che è un cartone molto bello per i valori che trasmette. Ve ne ho già parlato lungamente appunto in occasione della recensione del libro da cui è stato tratto, di Michael Ende, quindi non spenderò troppissime parole, ma sappiate che il personaggio del signore grigio, dei signori grigi anzi, che sono tanti, sono un vero e proprio esercito, ti trasmette un freddo, ma un freddo che solo guardandolo potete capire di cosa sto parlando. Un cartone che non ho mai visto per intero, ma che sicuramente vi trasmetterà tanto tanto freddo, è Happy Feet, ovvero la storia del pinguino ballerino. Non l'ho mai visto, ho intenzione di recuperarlo magari quest'inverno, in occasione di quest'inverno, poi se capita ve ne parlerò. Diciamo che parlando di pinguini, parlando di Polo Sud, sicuramente si parla d'inverno. Un cartone che mi trasmette freddo, ma come per Pollicina attraversa più o meno tutto l'anno, è Bambi e Bambi 2, che appunto sono due cartoni legati. Non so se voi avete visto Bambi 2, ma copre quel periodo della vita di Bambi che noi non vediamo nel film originale. Hanno entrambi dei periodi invernali, quindi a me nel momento in cui ho dovuto pensare ai cartoni freddi invernali mi è venuto in mente Bambi, perché c'è tutta questa sequenza ambientata in inverno, in particolare in Bambi 2 è ambientato praticamente tutto in inverno, perché noi vediamo appunto tutto questo arco temporale che ci è stato vietato tra virgolette in Bambi 2, ma soprattutto la scena madre che tutti ricordiamo perché ci fa piangere a tutti tranne a me, anche da piccola non ho mai pianto per la morte di Bambi, è proprio ambientata sulla neve in inverno, quindi assolutamente questi due film sono da mettere in questo elenco. Un altro film
più che altro il seguito di un film ambientato in inverno è Coda Fratello Orso 2. In Coda Fratello Orso 2, ma che mi ricordi perché è tanto tempo che non lo vedo, è tutto ambientato in inverno, quindi in un momento in cui c'è tanta neve, sono tutti coperti bene, di quelli là, anche se comunque parliamo di Canada, Alaska, quindi in ambienti molto freddi, ma alla fine di base è un cartone ambientato in inverno, Coda Fratello Orso 2, abbastanza carino da vedere, da recuperare, poi non è uno di quei cartoni memorabili, però da recuperare. Dulcis in fundo tra in questo elenco di una dozzina di lungometraggi animati ambientati in inverno, vi devo nominare per forza, anche se lo odio perché è un sequel non degno del suo predecessore, Pocahontas 2 Viaggio nel Nuovo Mondo. Ok, per me praticamente quel sequel non esiste perché mi ha rovinato una delle storie d'amore più belle della storia, però è un cartone decisamente ambientato al freddo, soprattutto noi percepiamo il freddo interiore ed esteriore di Pocahontas nel momento in cui si trasferisce a Londra per inseguire appunto i suoi doveri di principessa degli indiani. Anche il cartone stesso, quando ancora siamo in America con Pocahontas, è ambientato in inverno, quindi la stagione invernale ricopre un po' tutto l'arco temporale della nostra storia. Solo verso la fine, quando Pocahontas ritrova i propri valori, forse c'è un momento in cui vediamo una sorta di primavera. Però anche questo, se non l'avete visto, da recuperare, giusto per poter dire che Pocahontas originale è molto meglio del suo sequel. Che dire, voi avete visto questi 12 film d'animazione? Cosa ne pensate? Ne avete altri di cartoni freddi da consigliarmi? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questa sorta di classifica, elenco di cartoni freddi possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella, ovviamente, per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con l'ultimo video dell'avvento di Joe, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao e buona vigilia!